Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Sto registrando a notte fonda, quindi non posso mettere la webcam, ragazzi, mi dispiace. Oggi andremo a vedere cosa si evolve nella mia borsa, ragazzi. E oggi ci sono dei Pokémon veramente interessanti e nuove entrate nella squadra, ragazzi. Vedete anche un pochino di miglioramenti del mio team. Ok, andiamo a vederli immediatamente. Ok, siamo qui, andiamo a vedere la lista dei Pokémon. Allora, io ho fatto una bella cosa, ragazzi. Per impostarmi il tutto, sono andato a mettere tutto come preferiti. Quindi so già cosa farvi vedere. A parte una cosa che è stata l'ultima, che non vi mostrerò da qui, così non la vedete. La teniamo per ultima come chicca. Allora, le cose da evolvere: abbiamo oggi un Clefairy, uno Slowpoke. L'Aerodactyl non si evolve. Questo ve l'ho messo qui soltanto per farvi vedere che l'ho incontrato per sbaglio mentre andavo in giro, randomico. Mi è capitato sotto il naso. Non ci speravo neanche, aspettavo che uscisse da qualche uovo. Invece eccolo qua, all'acciaio e metal testata. Enorme, doppia tecnica acciaio, veramente. Un po' piccolo come punteggio, però i PL si possono sempre alzare se ne troverò altri, da quando. Io direi di andare a cominciare a partire appunto dal nostro Clefairy. Clefairy 624. Ecco, questo Clefairy a me mi piace perché ha un'abilità folletto, che è incantavoce, si può usare ben 5 volte e fa 25. Botta è veloce, però fa pochi danni, ragazzi. Vedremo con l'evoluzione. Speriamo che c'è qualcosa di buono. Facciamo evolvere e vediamolo su quanto diventa. Da 6,24 PL, 1200. 3 non ci arriva, penso 1200. O magari viene UP gigantesco. 5 di, guardate, eh. Ok, Clefable, eccolo qui. Ok, vediamo un po'. Nuova entrata in squadra. Vediamo un po' quanto diventa grosso. 1300. Bellissima, Fable 1300 con 116 e c'ha forza lunare folletto, 85 danni. Questa sì che è una bellissima evoluzione. Qui abbiamo un'arma contro i draghi, quindi Dragonite trema davanti al. Ok, abbiamo un nuovo Pokémon per la squadra. Andiamo avanti. Abbiamo lo Slowpoke. Lo Slowpoke mi piacerebbe evolverlo in Slowbro perché ha anche delle tecniche di ghiaccio. In questo caso io ho solo e acqua, quindi c'è confusione e idropulsa. Speriamo che con l'evoluzione prenda una tecnica ghiaccio. Lo preferirei tantissimo, grazie anche perché è un altro dei tanconi. Allora, fai evolvere, vai. Cattiveria, vediamo un po'. Eccolo che si sta evolvendo il nostro Slowpoke in Slowbro. Ok, un po' quanto diventerà, mazza che. Oh, guardate che. Mamma mia. Urlone del mondo. Questo sarebbe un bel tank se fosse gelo, effettivamente. Guardate che ne ha gelo. Anche Pokémon nuovo. Prendiamo esperienza gratis. 1476. Quanto sei enorme, figlio. 123 PS. Salute. È un XS. Sarà small, piccolino. 47 kg. Ok. C'ha idropulsare psichico. Niente. Rimasto così è diventato acqua psico. Peccato. Io avrei preferito un bello Slowbro con un bel mossa gelo, magari, invece. Va bene, dai, ci accontentiamo, è comunque potente da tenere. Ok, adesso viene una delle chicche grosse. Pisaur 736, sarebbe ancora potenziabile e noi intanto lo evolviamo, ragazzi, poi lo potenziamo insieme. Fai evolvere, vediamo un po' da 736 quanto può diventare. 1100, 1200? Non lo so effettivamente. Per Venusaur mi piace perché ho visto che è veramente resistente. Ho provato una volta a combatterci contro il mio, se non erro, Flareon. E ci ho preso delle conocchie infinite perché la sua mossa acido, quella veleno, era pesantissima. Non so come si. Adesso vediamo un po' se ce l'ha magari lui una mossa veleno. Ecco qua, che è anche nuovo, ragazzi. Oh, che bello. 1200. Ok, però lo posso potenziare, giusto? Ho anche le caramelle per potenziare. Vediamo un po' di quanto sale. 1229, quindi 34 punti. Non è male. Cresce bene. E c'ha fango bomba, ragazzi. Veleno. Con questa mi faceva una valanga di taglie. Quindi è foglie lama, erba, 15 danni. E fango bomba, veleno, 55 danni in 110 totale. Enorme. E lui, 97 PS. È un po' piccolino. Ah, ok. Andiamo avanti. Chi è rimasto da evolvere i piccoli? Ok, Poliwhirl. 7,93, quindi circa 800. Allora, ha due tecniche acqua, un'idrovampata e un bolla. Ok, e io direi di farle evolvere. Non posso, mi sono dimenticato di fare una cosa importante. Vedete, vedete che succede. Ok, fa evolvere, sono 100 caramelle precise. Davvero.
Eccolo qua, si sta evolvendo, diventerà ghiozzone, diventerà potente o sarà una pippa come tu. Ok, eccolo. Boom, guardate. Mamma mia, fa pure il forte. Dai, dai, vogliamo vedere le tue abilità, vedere quanto sei di livello. Nuovo Pokémon anche lui. Il nostro Pokédex sta riempendo. 1506. Wow, wow, wow. Ok, colpo di fango, terra, speriamo che sia veloce. Ecco così, 6 sarebbe giusto. E gelo pugno, quindi ho finalmente un Pokémon faccio che fa 45, 3 colpi di fango. Veramente buono. Questo ce lo da parte lo facciamo salire solo perché c'è questo che è veramente un pi contro di Pokémon d'acqua. Tipo Lapras che anche lui gelo e potrebbe dare veramente tanto fastidio. 1522 è buono. Adesso andiamo a vedere la cosa più grossa che andiamo a far evolvere oggi. Ho fatto vedere che cosa sarà, ragazzi. Lo vediamo. Ok. Allora andiamo su Pokémon. Se non blocca il tutto perché già stavo impappando tutto. Ok. Allora dovremmo andare qui e mettiamo non per punti di salute ma per numero di Pokédex. Ok. Allora andiamo a prendere un qualcosa di grandicello. Era rimasto da solo in un angoletto. Magikarp PL 149 e ho precisamente 406 caramelle. Dire solo una cosa, fai evolvere e andiamo a vedere lo Gyarados. Ho fatto un gigantesco Gyarados. Ce n'è di più grandi, sì. Però già arrivare a 408 caramelle, ragazzi, di Magikarp è stata un'ammazzata. Eccolo qua. Gyarados. Per noi, ragazzi. Guardate quanto verrà. Vediamo un po'. Era 170, moltiplicatore è 10 a 20. Non mi ricordo di preciso. È nuovo perché non l'avevo. 1633. Non è male, ragazzi. Non è male. Esattamente è da farlo potenziare, da farlo salire. Tanto le caramelle Magikarp non mi mancheranno. E ha morso che tecnica. Drago Pulsar ha due possibilità, quindi ha due attacchi, 65-65, 130 in totale. Un bellissimo Pokémon. Possiamo dire che il nostro team e i nostri PP stanno aumentando, ragazzi. Adesso andiamo veramente top. Ok, i miei top sono ancora Vaporeon, che mi è stato rinominato dalla cugina Tails. Vai, andiamo. Exeggutor, Vaporeon di nuovo, Flareon, un altro Vaporeon perché tanto sono andato a botte di Vaporeon. I Gyarados 1600. E finalmente Polibra, Lobro, Altiflareon, Starmi, lo Sparky che è il più grande, lo Snorlax che lo devo saltare assolutamente, l'Antidrago che è Clefairy, il Venusaur che è un altro tank che far crescere. E wow, la nostra squadra si sta alzando, adesso siamo competitivi al massimo. Ok, questo era un video molto rapido, volevo mostrarvi esclusivamente a che punto ero con i Pokémon e delle evoluzioni grosse che ho fatto per aumentare il mio team. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, è stato molto veloce, fatto anche di notte tardi, quindi spero che vi piaccia lo stesso. Lasciate tanti pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo alla prossima puntata.